Salve, allora, cari amici miei, cari mia community, innanzitutto ragazzi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al gruppo Facebook Lo Zoo di Football. La parte iniziale che avete visto, che state vedendo in questo video, non è altro che una partita aggiunta ieri. Dopo il video, ho fatto una pre-tempio dopo il video che ho registrato ieri. Quindi siamo ritornati per l'ennesima volta in D2, sperando di non scendere più e sperando di salire, a meno di risuperare il record mio di quest'anno, di questi anni. Allora, aggiornamento del giovedì. La 3.6, la 3.6.1. Di che si tratta? Tanto più o meno a quest'ora sto registrando, sono le 17. Ecco l'altra, 42. E avete già visto svariati video di svariati content creator. Aggiornamento live in corso, quindi sono nuove lettere, le letterine, vediamo che belle letterine abbiamo. Che belle letterine abbiamo, ammazza quant'è, i mortacci tua. Allora, ragazzi, come sempre, saluto tutti e non saluto nessuno. Di più, sempre GP, sempre nuovi oggetti nella posta. Hanno regalato a tutti, credo, la maglietta dell'Inter storica, che è anche carina, detto da un juventino, del 67-67, sarebbe dalla prima stella. Bella, chissà se è un inizio, vabbè, questo è gli avatar che non mi frega niente. Un indizio, non inizio, un indizio dell'eventuale edito. Hanno sfanculato Roma, Napoli, Monza, ce ne faremo ragione. Portana Eva, editor, arrivi subito, editor. Ti voglio, editor, voglio le mie maglie. Certo che mo ci saranno meno napoletani. E della Turchia, perché non togli un po' di loghi, il mortacci vostra. Basso, forte, bagato, tenendo sempre tutto pigiato, fa pure rima. E di Drogba che non l'hanno ancora messo, non esce. Ragazzi, ripeto, nessuno mi ha ancora detto dove state voi. Io sto al 34esimo giro. 34esimo giro. C'è chi sta ancora a 32, ragazzi. Vabbè. Una carrellata veloce, ragazzi, anche perché non ho molto tempo. Allora. Vabbè, abbiamo letto in inglese, ovviamente, perché noi siamo in Italia, soprattutto io in Puglia, in Italia, ma c'è tutto in inglese. Mi stufo, mi rompo i coglioni a leggere. Prendiamoci tutte ste cacate. Ok. Allora, missioni. Nada de nada. Il match pass quando finisce? Vediamo. L'11 luglio. L'11 luglio. Negozi, vabbè, ragazzi, non c'è niente. Non c'è niente. Allora, gli eventi non li sto facendo, quindi non mi interessano tanto. No, torneo, ragazzi, non mi interessa. Non ho fatto nulla, ragazzi, solo là offline feci quella là. Hanno messo questo 3 giorni, 6 giorni. Cazzate varie, ragazzi. Al Codabuio National, al Codabuio National. A due ne abbiamo, veramente. Ah, due. Questo non l'ho fatto. Non mi interessa. Questo non mi Online. Non l'ho fatto, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Ci sono settimane che le faccio, settimane che le faccio. Non ho fatto un cazzo, ragazzi. Siamo in D2 per la felicità di qualcuno, per la non felicità di altri. Poi voi direste, ma stanno giocando poche persone. Perfetto, avete pienamente ragione. Pienamente ragione. Un bel po' di partite abbiamo fatto. Queste finiscono il 4 luglio invece. Questa fase 9. Poi hanno messo altri pacchi, pacchetti, pacchettini, pacchettazzi del cazzo.
sa che neanche i pozzi andrò a girare, raga, non mi interessa. Oh, 10 luglio. Oh, 10 luglio. Mi incuriosisce questo, raga. Non è neanche lento, lettera B. Ma non giocheranno mai. Vabbè. Poi gira la J-League, nessuna stas, ancora abbiamo. Non ho girato nessuno, non ho preso nessuno, non mi interessa nessuno. Poi ci sono Worldwide, 62 giorni, questi mica anche tre, altre 2 settimane. Poi sta la Big Show qua, Big Show. Non mi interessa, non mi interessa, non li sto girando, vedete. Non ho messo la League One, non mi interessa. Questa è la National, se riesco a farle ragazzi, giriamo almeno per De Bruyne, bustato che non ce l'ho, tanto avete visto. Altre minchiate, ragazzi. Finito, abbiamo finito, non c'è più niente, ragazzi. Questo è l'aggiornamento, hanno eliminato qualche bug, vediamo le letterine. No, facciamo prima così andiamo su sicuro. Rabbio, Ah, Rabbio, giustamente, ne ho pochi, va? Facciamo con ordine a nomi, dai. Allora, cross. Magari io ho due cross boostati. Ma serio, fai? 68 velocità, 70 velocità. Tra le linee, tra l'allero, tra l'allà. 33 anni, non è proprio vecchio Kroos però, Kroos è molto più giovane di Modric. Passaggio la sottera, passaggio alto, tiro a giro, potenza a tiro. Controllo Padrini, possesso set, passaggio la sottera. No, maggio 2024. Febbraio 2024. Oh, buon Messi. 60 di velocità. Oh, questo è quello boostato, ragazzi. In comprare più 3 con la lettera, ragazzi. E questo va in squadra subito. Joaquin. Questo è Rabiot onnipresente, 71 velocità. Questo è Rabiot onnipresente, 70, cioè questo è uguale. 80 resistenza, scusate, uno con la Juve. 80 resistenza, 80 resistenza, 70, 78, 73. 70, 78. Finito, finito. Lettera B. Ammazzo quanti contratti scaduti. Che dei fu sempre a palla sta. Testa bene, cantè. Raga, mi sta venendo.
sta venendo una nostalgia per questo, non avete idea. Anche questo abbia fatto poco, eh. Passaggio 7 da 70, questo. Allora, squadra che vince non si cambia. Ah, Robertson, dacci tua. Allora, Saliba sta bene ancora. Allora, ragazzi, dobbiamo fare un po' di squadra. Oh, Ronaldo, mettila bene. Vabbè, ci sei, ci sei. Allora, questo Baggio alla fine gioca poco e niente, anche se mi dispiacerebbe. Mettiamo questo punto. Facciamo così, dai. Ok. Mi ci mette un bel cc con i controcoglioni. Allora. A e B. Sbambata. Quarto genere. No, facciamo posizione. Ok. Allora. Abbiamo detto questo deve giocare. E no, che c'entra lui? Ok, minchia, ragazzi. È un po' bassino, però dovrebbe avere statistiche migliori. Cazzo. Ok, lettera A, raga, che fa? Non lo metti, quasi 100. Poi. Oh. Come cano è tornato, raga? Minchia, lettera. Ah, pure con destra, bene. Però il meccano lo prendiamo, lo mettiamo qui. Voi direte, ma questo è più forte, forse avete ragione. Questo punto ci portiamo Guardiol. Ah, questo è quello più forte, scusate, vediamo. Ah, ma quello in contatto si sviluppa, vai al mondo. Più veloce. E più due capa da cazzo, vai a fare in culo, vai. Poi ci portiamo. Facciamo così. Se non è proprio veloce, questo è il cazzo. Stiamo fatti attenzione adesso. Facciamo così, dai. Poi. Poi il cazzo, e qua chi gioca? Facciamo così. E qua mettiamo. Là là. Sto pensando. Portiamoci lui, se no lo portiamo mai. Poi.
Ragazzi, sono indeciso tra uno o l'altro. Sono troppi mancini. No, no, voglio un CC con i contro con. Ah no, vabbè, l'ho detto cross. Andiamo a lui. E confrontiamo con quest'altro, il 95. Allora. Più 2 quello offensivo, più 1, meno 4, meno 5, meno 1, più 2 passaggio alto, meno 1, più 10 calci da fermo, più 2, velocità quell'altro. È più offensivo quello, sì, forse questo. Un po' lento, però. Facciamo così, dai. Questo fa il cacca al praticamente. Cinque più quattro più due. Come al solito, ah, ecco. Sì, dammi uno bello più fresco. Madonna. Iniziamo la settimana santa dei turchi. Minchia, devo cambiare la maglia, raga, mi dimentico sempre. Minchia, guardiamo. Ammazza, che belle lettere. Chers spectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce match. France-Fenerbahçe. Oh la madò! Oh la madò! Numeri,
lui c'è lo stesso portiere. Perché a lui? Non cambia qualcosa. Palle, sempre gli stessi fallo. Dai, uno va, oh. Cazzo fa? E dai, Madonna. Ma guarda quel coglione, oh. Ma ho fatto ci... Se non parlare degli occhi, mi si appannano gli occhi, la vista. Bello, sto qua, se lo faccio. Ma devi spiegare sto passaggio. Ma perché non li sto passando? Oh, è questo che non salta, 99, ciao. Ma guardate! Mamma mia, avete visto? Ma di mortacci vostra. Oh. Dico io, sta quello solo. Oh, ma dov'è cazzo te ne vai?
Vabbè, raga, però non è giusta sta cosa, eh. Ancora. Ancora. Vaffanculo, poi dico ragione, non la dare, aspetta, se solo io trovi turchi allora, vero? C'ho Koundé alle calcagne, vedi? Mannaggia, non riesco a fare un cazzo di tiro in porta, oh. C'ho Koundé attaccato. C'ero a uomo, che vedevo dire? Niente, niente, raga, non so che fa. Un pertugio, l'avevamo trovato, un pertugio. È la muerte di un cazzo, un sensazional de merda. E me lo prendo in culo io, perché io devo fare, io faccio le azioni e questi, madò che culo, e questi mi segnano, stavo a dire, oh, incredibile, oh. Ah, da bella ragatina, madonna mia, ma basta, brutti fili d'indrocchia. Mamma mia. Cioè, se non la metti io di vincere questa, oh. Changement pour la France. Le numéro 14, le numéro 7, le numéro 10, Messi. À leur place, le
Guarda che culo! E dovevo per forza, raga. Sei serio? Come cazzo gliela dà Ronaldo la palla? L'immortacci tu e di tu no. Niente, lo scatto. Ma io vado a prendere il culo alla fine. Cristiano. Madonna mia, però che sfigata, oh. Changement pour la France. Le numéro 22. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Dovrebbero essere più aggressivi, rischiare qualcosa di più. Palla a cercare la profondità. Ottimo dribbling. Accelera per smarcarsi. Si riparte con un fallo laterale. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda Mocca di che nuovo, da tenendo bacchina da alta la mamma. concentrazione. Migliora 2 minuti dopo la Schneider, una bella giocata nello spazio. Ha preferito andare sul sicuro. Capito perché la pallina, ragazzi, vediamo. No, non ha L'arbitro indica fischiato alla fine. direttamente la Sei rimessa. incredibile. Fischia adesso, vero? Vabbè. Eccolo il terzo Ambe. fischio. Il fischio che determina la. Io penso che, raga, strameritato, poi non so di dove cazzo è, però. Passaggio riusciti 112. Poi dicono che io non passo mai la palla. Vabbè. Va bene. Mica 35 punti, raga, dai. Cioè, non pensi che era uno scarso questo, Si vede più un cazzo, dove cazzo vado, non si vede più. Dove si prende l'emblema, scusate. Ah, i GP stanno sono pochi. Grazie.
5 tac, ragazzi. Prima non ho visto se erano 5 tac. Perché questo c'ha tutti gli emblemi, la cosa sono cazzi a marcia. La mettiamo quella nuova, scherza. E io non sto giocando con l'Italia, ma porca troia. Ah, difesa a 3 questo. Mica tutti avanti ce li ha. Fa qualcosa di diverso. Ah, è vero, fagli c'è, perfetto. Benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regala. Ma non è gioca a 3, questo gioca a 5. E infatti gli spalti oh, la Madò. Che non vedono l'ora di ammirare un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Situazione con una giocata in avanti, passa il pallone però male. No, Nico, no, 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 questa è difesa a 5. Via. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Si mette in mezzo. L'ho data al net. Ve lo giuro. Largo, sull'out di destra. Errore qui, pallone sprecato. Via. Tentativo di allungare il gioco. Che cos'è sta cacata? Via! Via! Oh! Che bomba! I am Inter two stars. Mi sono scemi. Perché? La partita inizia alla grande, subito oh. Griezmann, una lezione magistrale su come si difende. Griezmann ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è si accentra troppo, raga. Si accentra oh, troppo perché Mbawe la difesa con un filtrante. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro ho sbagliato per me. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Passaggio profondo per Shevchenko. Si sbarazza immediatamente. Beh, che sei sotto pressione. Spazza via.
senza Pronzoli. Che animazione di merda gli ha fatto il portiere qua, questo. Nello spazio per De Piero. Perché la data dovevo tirare, l'ho sbagliato io. Anche qua ho sbagliato io, secondo gol ho sbagliato io. Non tergiversa, allontana la palla. Del Piero. Provano a ripartire in velocità. Mbappé. Via. Roglia evitando di farsela rubare. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Devono far girare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Allontana il pallone. Verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. La difesa si fa trovare pronta. La calcia in avanti, prova a salire. Ma che... E si ripartirà con una semplice vabbè, va. Costa curta. Davis prevale, recupera palla. Che bello stop di merda che gli ha fatto. Palla buttata via, peccato. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ma perché ha messi, raga? Io questa cosa non l'ho mai capito. Al più basso gliela do ogni volta, di nuovo, ma basta! Ma basta! Bel tocco in avanti. C'è il lancio, grande intuizione. Shevchenko! Prova a metterci. Come no? La spezzi la gamba. Eh sì, a me lo fa. Incredibile. È incredibile, oh. Incredibile, incredibile. Su, l'ha fregato. Lo sposta di peso e gliela porta via. Passaggio profondo per Shevchenko. Cerca un nuovo corridoio in verticale. Sapeva già tutto. Right. Gliela muedra le due e ce l'ha inventata. Ottima scelta di tempo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Intercettare il pallone serve più precisione e velocità. Oh no, che cazzo mi laghi, oh. Questo passaggio prova a prolungare in avanti. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Sceglie il pallone morbido, la mette sulla fascia. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Vabbè, dai. Mbappé. Una serie di passaggi puliti, efficaci. È riuscito Mbappé. E il portiere dice di no. Assurdo, aveva fatto un tiro in porta, l'ha fatta alla fine, oh. Incredibile sto gioco. Anche l'ultima azione del primo tempo. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete. Ma anche devo dire tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 risultato. Si riprende tra non molto. La tua analisi della prima frazione, Luca. La Francia ha arretrato la linea difensiva per costringere gli avversari a scoprirsi di più. Il gol del vantaggio è nato da un rovesciamento di fronte. Direi che la tattica ha funzionato perfettamente. La Francia può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. Ho sbagliato io qua. Ho sbagliato io qua. Ho sbagliato. Difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa e meno semplice di quel che sembra. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Parata di Donnarumma.
E corner, primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire, vediamo se riescono a sfruttarlo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ah, non è fallo là, raga, no, vabbè. Prova a indeccare lo scatto sul fondo. Pericolo. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Gioca una palla lunga. Può venire la porta da lì. Pronto al tiro. E c'è il gol della Francia. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Qui hanno difeso benissimo. Contropiede nel qua a ciascuno, non fa male a nessuno. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità e lì hanno davvero fatto la differenza. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Prova con una palla filtrata. Balti, salva così. Alzati. Palla vagante. E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Lui vuole crossare, raga, inutile. Questo è Dio, lo sape che erano morti. Allora, Ronaldo. Lui. Lui, dai. Sei, ehi là! Numero 20, numero 44, lasciano il campo per il numero 18, il numero 92, attenzione, e il portiere ci mette una pezza! Porca troia! Tempo da prendere rischi inutili in difesa. L'affluenza di quest'oggi è di questo tipo di azioni, è esattamente ciò di cui secondo me hanno bisogno adesso. A questo punto sarebbe inutile stare. Il mio pitbull, il mio pitbull. Ah! Azione rapida e letale, un contropiede da manuale, da una squadra che è maestra in queste situazioni. Bella azione, contropiede. Sanno far male in ripartenza con rapidità e precisione. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Questo è un colpo tremendo per gli avversari. Buono, Liliano. Non l'ho capito, ragazzi. Non l'ho capito. Cerca l'uomo là davanti. Son Heung-min vuole la palla. E c'è una palla filtrante. Cristiano Ronaldo. Madò se entrava, scendeva giù lo stadio, raga. E non me lo fa rivedere. E vai a fare in culo, va. Ah, non è fallo là, è incredibile. Vabbè, se lo rivediamo. Non lo fa rivedere. Fa vedere un cazzo questo, sei incredibile. Il loro secondo corner del match. Avversari bloccati a uno. La spazza via e da guai. Brutta giocata qui sul lungo. Ha preferito andare sul sicuro. Questa se c'è una cosa che ho imparato, usa quel cazzo di quadrato. Osimhen. Cercano l'azione veloce. Nello spazio per Del Piero. Vabbè. La gioca in avanti, in verticale. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Lo vedo libero. Leggermente più accurato, l'idea però non è. Mamma mia, questo non l'ha vista, raga. Meno spazio, bisogna essere precisi. Ok, adesso l'ha vista. Mannaggia chi te beffa. Ecco Mbappé. Si libera e va.
mantiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Ronaldo che non salta, bellissimo. Proprio stupendo. Aspetta! Non funziona super calcio. Completamente paralizzati dal calciatore. Riconquista la sfera senza tanti complimenti. Pallone all'ombra. Ah, fangulo, va. Maldini. E trova bene il compagno. Melozi, me. Nedved. Dai, Lozi, dai. Arriva Cristiano Ronaldo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si sbarazza del. Oh, Egda. Che cazzo fa? Manca clamorosamente il bersaglio. Il corpo alto è messo. Fabio, per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Sta facendo pressi. Io non riesco a prendere più una palla, ma vedo. Osimhen, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Da allontana senza pensarci due volte, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Devono essere veloci per occasione d'oro. La Francia è di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Guarda, un giocatore come lui, così veloce e pericoloso, a volte può essere fermato solo con il fallo. Ma lo sa anche lui, Fabio, e se l'aspetta. La gioca in avanti con un filtrante. Pallone interessante, in verticale. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Prova a giocarla in profondità. La gioca in profondità. Rijkaard. Ma penso, ragazzi, due vittorie meritate, Fischia? Un fischio. Vale quanto un gol. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Io col terzo limone, tieni, non ti fa segnare. L'andamento della partita sono stati superiori tatticamente, fisicamente e anche dal punto di vista dell'approccio mentale. Vittoria giusta e beh, raga, che vedo di sta girando adesso. Chissà quanto durerà. Questa aveva tutti gli emblemi. E quanti punti mi dai? Altri 36 punti. Minchia, che botta, raga. Che botta de culo. Oh la madonna, campionati di foot, vince per cose attive, partita, gioca 100 partite, ma che si gioca 100? Vinci 50 partite, ma questo forse è un campione, boh, si capisce niente, vabbè raga, sta girando bene, però... Sì, chi ce l'ha? Tre Koundé. E sì, chi cazzo ce l'ha? E
aspetta, lo diamo a ma dove sta quell'altro? Ciao ragazzi, voglio bene.